Benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Oggi è sabato, quindi mi sono detta devo assolutamente girare un vlog, perché l'ultimo è stato quello del punto dei capelli, di cui poi adesso vi parlerò, vi darò qualche aggiornamento. E quindi passiamo questa bellissima giornata insieme, perché oggi è una bellissima giornata. Vi faccio vedere. Guardate qua che sole. Lì c'è mio padre che sta pulendo il giardino. Dovrei rifare il letto, come potete ben vedere, quindi adesso mi metterò a farlo. Però prima volevo un attimo parlarvi, quindi mi metto in postazione chiacchierata. Allora, come vi dicevo, un po' che non ci sentiamo, quindi vi do un po' di aggiornamenti. Prima di tutto dai capelli, perché ho ricevuto un sacco di richieste. Adesso, come potete notare, sono di questa forma un po' indefinita, nel senso che io ho fatto i boccoli, poi logicamente pettinandoli, passando i giorni, questo è il risultato. Però allora, in linea generale, come sta andando? Perché moltissime persone che mi conoscono proprio privatamente, eccetera, mi avevano detto non durerai mezzo secondo con l'extension, perché ti sentirai questa cosa in testa, comunque serve un'accortezza particolare, non ci starei tanto appresso, eccetera. In realtà è più di una settimana che li ho su, anzi quasi 2 settimane esattamente. Non li ho ancora mai lavati da sola, perché la prima volta logicamente una volta che me li avevano attaccati me li hanno lavati loro i capelli, lì al parrucchiere, e poi sempre il parrucchiere settimana dopo mi ha fatto tornare e me li hanno rilavati, perché dovevano vedere se magari, perché a volte può succedere, mi fosse venuta una sorta di irritazione dove avevano attaccato, no? Però tutto a posto, tutto bene, quindi io finora ancora non li ho lavati i capelli da sola. E questa cosa un po' mi preoccupa, devo essere onesta. Però ho visto che l'altra volta la parrucchiera andava là, emulsionava bene. E quindi, insomma, io ho detto, ma quindi posso andarci anche, insomma, un po' violenta? E lei mi ha detto, sì, tranquilla, l'importante è che non li lavi con movimenti circolari, perché sennò magari pezzettini, no? Dove è attaccato col capello, si uniscono, si intrecciano. E quindi lavali sempre così, cioè facendo ti così. Vedremo, anche perché tanto non penso oggi, ma probabilmente domani li laverò. Comunque, come vedete, il risultato è stra iper naturale. L'unica cosa è che quando non sono proprio iper pulitissimi, come vedete qua sotto comincia a spuntarmi questa cosa, perché io, avendo il caschetto, qua sotto, vedete, proprio nella parte più bassa, non me l'hanno potuto attaccare perché i capelli erano così piccoli, sia di lunghezza sia proprio di consistenza, che sarebbe stato inutile se io mi dovessi mai fare la coda, cosa che ancora non ho fatto. Però, vedete, messi così, vedete che si vedono. Però è anche fatto apposta, perché se me le avessero messe direttamente dall'ultima fila, fatta la coda, si sarebbe visto tutto, e che grandissimo schifo. Quindi questo è l'unico, tra virgolette, problema, che quando li acconcio, quando li piastro, eccetera, devo stare un po' attenta in quella zona. Però per il resto non si vede niente. Sono stracomode, mi hanno dato giusto fastidio, proprio che le sentivo, magari quando mi appoggiavo la testa o stavo anche così con la mano, 2 o 3 giorni dopo averle messe, appunto. Ma dopodiché basta, cioè adesso quando mi metto così non sento praticamente più nulla, perché anche la cheratina con cui ho attaccato ogni ciocca, no, si è ammorbidita anche dopo i lavaggi, eccetera. Poi, se avete qualsiasi domanda comunque per le extension, o me la scrivete qua sotto, oppure scrivete direttamente al parrucchiere che me le ha fatti, che vi ho già detto è Juice. Adesso mi prendo la mia pasticchetta di biotina, perché io ancora la prendo comunque. Io non so se lo sapete, ma ho un problema. Infatti mi è successo anche adesso, a mandare giù le pasticche. Infatti ogni volta che magari ho avuto le placche alla gola, sapete, queste cose così che devi prendere l'antibiotico, me lo sono sempre fatto dare quello che si può sciogliere in acqua. E queste sono, vedete, sono fatte così, sono pasticchettine, no? Piccole, 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 piccole. Ma nonostante questo mi danno fastidio anche queste. Ci sono dei giorni in cui le mando giù meglio e giorni in cui proprio non ci riesco. E tipo è orribile, perché ti si sfalda, insomma, un casino. Ma ho scoperto, anche perché insomma sarebbe stato un po' strano essere l'unica a avere questo disagio, appunto ho scoperto che anche tantissime di voi hanno questo tipo di problema. Non mi ricordo se ve l'avevo detto su Instagram una volta o forse in un vlog, appunto, ma un sacco hanno il problema di non riuscire a mandare giù le medicine, che poi alla fin fine è tutto un blocco mentale, perché cioè che non sei buona a mandare giù una pasticchetta, è proprio che il cervello si rifiuta. Vabbè, valla a capire. In più, altra novità che forse avrete notato, perché io gesticolo molto, ho tolto le unghie e c'è una ragione ben specifica. Guardate le mie unghiettine, le ho dovute togliere, o meglio io ho preferito toglierle
perché tanto andare a spendere quei tot euro al mese era praticamente uno spreco, perché io mi facevo tutte le mie unghiette belle, carine e coccolose. Poi con i prodotti che sto utilizzando in accademia e non, si andavano comunque a sporcare. E questa cosa mi mandava al manicomio, perché andavo sempre in giro o con un'unghia zozza, perché praticamente c'è una tecnica a spruzzo, no? Dove tu bagni il pennello con i colori alcol, eccetera, e poi fai questo movimento sul pennello, quindi tutto il colore ti andava a finire sotto l'unghia e sopra nel giro cuticole. E quindi io andavo sempre in giro con quest'unghia zozza, sembrava che ogni volta mi fosse uscito, sapete quando vi fate male, il sangue poi si secca intorno? Ecco, quello era l'effetto visivo e non mi piaceva affatto. Quindi ho detto: sai che c'è? Io mi risparmio questi soldi al mese, sto più tranquilla con le unghie corte a fare quello che devo fare. E quando avrò di nuovo il tempo e la voglia, andrò poi a rifare le unghie. E quindi questo è. Non vedrete più purtroppo le unghie del mese su Instagram. Questa è la motivazione. Però io sto molto 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 più tranquilla. Anzi, devo ancora finire di togliere il gel su due unghie. In realtà, anzi su tre, quindi probabilmente dopo lo farò con le mie limette. Quindi adesso, detto questo, io vado a rifare il letto. In più, dopo devo anche mettere un pochino a posto l'armadio, perché ho fatto diciamo una sorta di cambio di stagione. Io in realtà non è che faccio un vero e proprio cambio, ma semplicemente, vedete queste borsone, insomma, qua sopra, ci metto, anzi, prima ci avevo messo tutti i vestiti estivi, quelli più leggeri, pantaloncini, cose che comunque d'inverno non si mettono. Però tutte le magliette a maniche corte, eccetera, le avevo messo in quell'altra anta. Qui dentro ci ho messo tutti i maglioni, quelli pesanti, e qua ci ho rimesso i miei vestiti estivi, alcuni. Qui ci ho messo invece le magliettine a maniche corte, jeans. Qua sotto devo mettere a posto perché ci ho un po' buttato dei nuovi acquisti, pantaloncini, cose. Mentre di qua, dove prima c'erano tutte le cose praticamente estive, adesso ci sono quelle invernali. O meglio, ho messo le giacche, cappotti, pellicciotti, eccetera. Qua sotto i pigiami, qua c'è un altro cassetto un po' intermedio, nel senso che ho tenuto alcuni maglioncini nel caso, sai, qualche sera dovesse far fresco, così. Lì ci sono i costumi e qui ci ho messo le mie borse, che sono sempre tutte qua. E qui invece ci ho messo cappelli, sciarpe e altre borse, perché non mi entravano più là dentro. Quindi questa è la mia sistemazione leggermente provvisoria, in realtà, perché appunto ancora devo metterla bene. Poi guardate qua quanto sono brava. Sono andata ieri da Pandora, raga, una fila di tipo 2 ore, non sto scherzando, 2 ore, per comprare il ciondolo per la festa della mamma. Vi faccio sbirciare, perché tanto tempo che caricherò questo vlog, la festa della mamma sarà passata. Vi faccio vedere, facciamo tipo uno scarto regalo, tanto poi lo richiudiamo, non succede nulla. Comunque è figa questa postazione, non l'avevo mai utilizzata. Allora, questo è il pacchettino, che tra l'altro hanno fatto questa bustina appunto apposta, e è troppo carina perché è tutta rosa confetto. Vabbè, questa è la confezione. Il ciondolo che ho scelto in realtà era l'ultimo, io l'avevo già visto sul sito. Mia madre deve sapere che ha il bracciale argentato e rose gold, che è la collezione che costa di più, quindi, cioè, che gran culo direbbe. Comunque il ciondolino è questo qua, sperando che me lo metta a fuoco con le mie bellissime unghiette. È questo cuore con qui tutti i diamantini. E questo cuore, vedete, si sposta, si apre e qui c'è una piccola scrittina con scritto In My Heart. Ed era troppo carino. In realtà ce n'erano tanti carini, però non lo so, questo era un po' più particolare rispetto agli altri, che gli altri erano sempre a forma di cuore con scritto Mam e l'albero della vita, che tra l'altro mia madre già, e bla bla bla. Quindi ho detto: prendiamo questo, che è un po' più sentimentale, un po' più carino. Ok, richiudiamo tutto e siamo pronti per domani darglielo. Adesso metto a posto il letto, andiamo giù in cucina a vedere qualcosina e poi in più vi devo anche far vedere, con questa luce dal basso, delle cosettine nuove che mi sono arrivate da Octoly, come sempre, che sono, cioè, penso questa volta ho fatto le scelte migliori della vita. Questo è il magico elemento che finalmente abbiamo trovato in supermercato, cioè le patate dolci o patate americane, come siete abituati. E oggi appunto lo farò al forno. Io ne ho mangiate soltanto
una o due volte al vapore, non potete capire quanto è buona. Sa un po' di castagna, anche per la consistenza. Fatemi sapere se per voi è lo stesso. Quindi adesso la vado a preparare, la metto sulla teglia, la condisco con olio, sale, un pochino di pepe, ma proprio pochino, e poi la metto al forno. Voglio sapere, tra l'altro, qua sotto voi come le cucinate, non fritte logicamente, perché quello si sa sono buone. Perché allora io faccio così, appunto, le sbuccio come se fosse una patata normale col pelabuccia, poi le sciacquo, le taglio diciamo di un centimetro a fetta e poi le stendo. Quindi voglio sapere anche le vostre versioni, così semmai poi le proviamo tutte quante. Comincio a infornare, come vedete le ho messe, le ho spennellate con le dita d'olio, così almeno non l'ho sprecato, e ci ho messo il sale, quindi le andiamo ad infornare. Io le tengo a 200 gradi, facciamo per circa una ventina di minuti, tanto sto qua e le guardo. Poi dopo invece vado anche con i peperoni, li metto al forno, li spello e vi faccio vedere come li faccio all'agrodolce, che l'altra volta su Instagram vi sono piaciuti tantissimo, tutti mi avete chiesto la ricetta. In più ieri, visto che io, sapete, non riesco a mangiare una pizza intera, qua ci sta la pizza di ieri sera, i due pezzetti rimasti, che gli altri due li ho mangiati a colazione. Margherita, funghi e cipolla, una bellezza. Peperoni pronti per essere infornati, quando poi saranno fatte queste, che non potete capire che profumo stanno sprigionando. Apriamole un attimo senza ustionarci. Ecco, vi siete appannati pure voi. Molto bene. Come potete notare, a parte che sfrigolano tutte, ma si stanno dorando per bene. Quindi in questo momento io vado un pochino ad abbassare, ma proprio tipo che da 200, sì, abbiamo ancora il forno vecchio, comunque da 200 sono passata a 180. Comunque dopo vi devo parlare, a parte dei prodotti, anche di un giochino nuovo che sicuramente molti di voi fan di Harry Potter già conoscerete, altrimenti sarò lieta di aprirvi a questo mondo che sarà una dipendenza, ve lo dico. Si chiama Hogwarts Mystery, io ci sto giocando dal giorno stesso in cui è uscito, il 23 aprile, il giorno dopo il mio compleanno, non potevano farmi regalo migliore. È molto carino perché la grafica secondo me è fatta molto bene, anche i giochi, le cosettine che devi fare, i vari duelli e scopri misteri, bla bla bla, non è male, non è affatto male. Pensavo peggio in realtà, ero già pronta a dire ok, mi hanno rovinato uno dei miei film preferiti, ma in realtà no. Adesso non ho il telefono qua, però lo andiamo a prendere così vi faccio vedere, poi torno giù subito perché sennò c'ho paura che mi si brucia tutto e non vorrei mai. Allora vi faccio vedere, questo è il giochino, voi lo aprite ed è fatto in questo modo. Io sto già al terzo anno, eccoci qua. Adesso sto facendo una missioncina praticamente, vedete qui, avete le energie, quella è l'unica cosa negativa che dovete aspettare ogni volta che finite qua, vedete la barra delle energie, 4 minuti per farne ricaricare solo una. Vabbè, questa è una missione un po' lunghetta, però vedete, fate così, ta ta ta. Questo è Piton, questa sono io, perché potete creare il vostro personaggino, ve la faccio vedere, eccola qui. Io mi sono chiamata in questo modo perché potete sceglierlo voi. Hayley Malvon, così a caso. Se volete capire meglio di questo giochino, perché ha fatto un tutorial molto molto carino Violetta Rox, ve lo lascio linkato nella scheda info, così potete andarlo a vedere meglio. Però io sono tipo troppo in fissa. Adesso vi faccio vedere questi tre prodottini che mi sono stati gentilmente inviati da Octoly, che vi ho già parlato, un'applicazione, se avete un profilo potete collegarlo eccetera eccetera, andatevelo insomma a vedere se vi interessa. E ogni tanto ci sono dei prodottini tra cui scegliere. Questo mese mi sono data la skincare per cose che vi ho già detto. Allora abbiamo questo di Clinique, che raga, lo sapete, io ne ho già un altro, quindi appena ho visto che l'avevano rimesso me lo sono ripreso. Questo è il Take the Day Off. Adesso vi faccio vedere l'altro che ho in bagno, che è quasi finito. Eccolo qua, questo è quello che ho utilizzato, come vedete c'è il buchino ed è quasi terminato, infatti lo stavo usando col contagocce. Adesso ne ho un altro nuovo e mi piace un casino, vi giuro, se lo trovate dovete assolutamente prenderlo, per struccarvi è fantastico. Poi sempre di Clinique questa cremina, che ho visto usare anche da un po' di blogger influencer che seguo su Instagram, ed è una crema che tiene l'idratazione fino a 72 ore, è molto carina. Questa non l'ho ancora utilizzata perché volevo portarla in accademia, quindi
vi farò sapere, però l'ho swatchata, cioè ho provato la texture e non mi sembra malaccio. E poi abbiamo questi due prodotti di Estée Lauder che fanno parte di un set. Questa è la maschera purificante, che ha una consistenza gelatinosa, questa l'ho già utilizzata una volta. E invece questo qui è il tonico, che come vedete ha questa sorta di parte shakerabile, insomma, che una volta che fate così si unisce tutta ed ha un effetto di minimizzare i pori. Anche questo l'ho utilizzato, come potete notare. Non mi ci sto trovando malissimo, la maschera è un po' strana appunto per la consistenza, però non è affatto male. Poi anche di questi ve ne parlerò meglio, insomma. Grazie mille Octoly, perché mi rendi la pelle felice ogni volta. Ok, ho appena mangiato le patate dolci, sono venute molto bene. Purtroppo non mi andavo di salire perché mi ero scolata la macchinetta qua sopra. Anzi, adesso vi impilerò qua e mentre si parla. Sapete che io il sabato prendo il super riposo. Comunque le patate sono venute così. Alcune più bruciacchiate, altre meno, però molto buone. In realtà sapevano anche un po' di zucca. Cioè, io me le ricordavo che sapevano di castagna, invece sanno anche un po' di zucca. Prossima volta proveremo anche a fare le fritte magari. Altra cosa di cui volevo parlare, che ieri mi sono imbattuta in un video. Sapete, perché comunque ve l'ho detto, che entro fine anno o comunque inizio anno prossimo voglio rifarmi il seno, non per un capriccio, non per aumentare la taglia, ma per una questione sia pratica, sia di postura e sia estetica. Vi rimando al video dove vi spiego meglio tutta la questione se non l'avete visto, perché è una cosa un po' lunga. Comunque appunto voglio fare questa operazione e quindi mi sono informata, perché fortunatamente su YouTube ci sono tanti video esperienza, e quindi mi ero messa un po' a cercare e ho visto il video che mi ero persa qualche giorno fa di Nicole Pallado. Per chi non la conoscesse, o meglio, era la migliore amica di Melissa Tani. Io l'ho conosciuta per questo screzio che hanno avuto, l'ho vista agli eventi alcune volte e mi sono imbattuta in questo suo video. Anche lei vorrebbe rifarsi il seno, però per ragioni un po' diverse dalle mie. E appunto ieri, vedendo il suo video, ha detto una cosa che mi ha lasciato un po' sconcertata, perché comunque è un video che ha raggiunto un bel po' di views e quindi non vorrei passasse questo messaggio, perché non è vero. Cioè, lei ha detto che le protesi durano 10 anni e ogni 10 anni vanno cambiate, ma in realtà questa cosa è falsa, o meglio, tanti anni fa magari era così, ma le protesi che ci sono adesso, che ti vengono impiantate adesso, sono a vita. Io di questa cosa me ne sono accertata parecchie volte, ne ho parlato anche con Francesca Dorio, che è una consulente appunto di chirurgia estetica e bla bla bla, che parla e tratta di tutti questi argomenti. Quindi non è assolutamente vero, cioè non preoccupatevi se volete fare un intervento di mastoplastica, che sia additiva, che sia mastopessi, che è quella che poi dovrò fare io, perché dovrò fare mastopessi e mastoplastica, ma poi ne parleremo meglio più avanti. Non preoccupatevi, perché le protesi che andrete a mettere sono a vita, cioè non è che poi dovrete fare altri interventi per cambiarle, anche perché il costo comunque non è che è una passeggiata, e poi che rottura, insomma. L'unica cosa, mi ha detto anche Fra, che bisogna fare dei controlli, insomma, ma questo penso sia logico e normale. Quindi questo era giusto per sottolineare questa questione, perché io appunto dopo aver visto il video sono andata subito da lei a chiederglielo e lei mi fa assolutamente no, non ti preoccupare, non è così e bla bla bla. Quindi ok, ci siamo tolti un pensiero. Poi non so se avete notato, la mia collezione di Funko si è stoppata. O meglio, non è che non comprerò più Funko, ma visto che da novembre a questa parte, quindi sono parecchi mesi, ne ho comprati penso più di una decina al mese, e comunque sono bei soldi, mi sono detta che da questo mese, quindi da maggio in poi, mi do massimo 2 Funko al mese. Prima di sigillare questa promessa ho fatto il mio ultimo ordine, perché avevo un super sconto su Emp e quindi ne ho presi un po', però dovranno arrivarmi. E vi faccio vedere però quelli che ho preso sul telefono. Se non mi sbaglio lo sconto era tipo che in base a quanti pop compravi c'era una percentuale diversa di sconto, quindi se ne compravi uno era il 10%, se ne compravi due il 20%, se ne compravi tre il 30%, e così andando. Io ho comprato 1, 2, 3, 4 pop e li ho pagati la bellezza di 28 euro, che per 4 pop va più che bene. E ho preso Bran Stark, che era già scontato, io l'ho pagato 5,60 euro, cioè raga, 5,60 euro. Poi ho preso Nick Jacoby del film Brighty, quello con Will Smith su Netflix, che mi è piaciuto un sacco, però mi piaceva lui come personaggio, perché appunto Will Smith è troppo semplice, quindi ho preso lui 7 euro. Poi ho preso Max, che è il cagnolino del Grinch, mi manca il Grinch adesso,
che ho pagato 6,30 euro. E poi Lara Croft, quella nuova del film che è uscito da poco, che è quella che ho pagato di più, 9 euro. Detto questo, io adesso mi riposo un attimino qua sul letto col cagnolino che, come vedete, è venuto a farci compagnia. E ci riaggiorniamo presto. Allora, è film time e mi sono messa a vedere questo, The Kissing Booth. Che è una nuova uscita su Netflix, è un film proprio originale Netflix. Sapete che io vado pazza per i film adolescenziali, proprio quelli dove sapete che la fantasia, la mente fanno certi viaggi che ti dico proprio infiniti. E questo, raga, questo penso sia il sogno di ogni ragazza. Cioè, almeno per me, io vi giuro, cioè sto tipo sudando mentre guarda questo film. È imbarazzante da dire, perché so che questo video lo guarderà un bel po' di gente. Però è vero, cioè vi prego, vi sto supplicando, se avete visto questo film e provate le stesse mie emozioni, scrivetemi anzi cosa avete pensato di questo film qua sotto nei commenti. Sono proprio curiosa, perché comunque è bello, cioè è fatto bene, gli attori anche sono bravi, questa ragazza che fa la protagonista è molto brava. Non è neanche tutto suo splendore, perché cioè se la vedi non è che dici oh mio Dio è bellissima, però è molto... Cioè, però è bella. In questo film sicuramente c'è avuto una botta di culo pazzesca. Però per ora sto circa a metà film, quindi mi deve regalare ancora molte emozioni. Però vi dico solo che questo film racchiude tutto ciò che io avrei sempre voluto nella vita. Ok, film appena finito, molto carina. La prima parte in un modo, la seconda in un altro, ma è sempre carinissimo ed è sempre quello che voglio anch'io. Detto questo, mi sono sputtanata abbastanza anche per oggi, che se no non siamo contenti. È molto molto carino, se vi piacciono i film appunto così adolescenziali, se volete farvi un viaggio mentale assurdo. Tra l'altro la frase principale che io ho detto durante questo film è stata: dove si compra un Noah? Così a caso. Allora, ero un attimo su YouTube che leggevo i vostri commenti sotto gli ultimi video. Però non riesco a parlare così perché è tutto buio, aspettate. Mi sono imbattuta in uno dei classici commenti da bigotti, perché un commento del genere, se non è bigotto, io non lo so. Almeno ai giorni d'oggi, cioè, proprio davvero, se uno mi scrive una cosa del genere... Caschi dal pero, non credo. Dove c'era scritto: ultimamente fai soltanto video sponsorizzati. Allora, uno, i video sponsorizzati per quanto riguarda me e il mio canale sono rari. Magari ci posso stare su Instagram. Sono più post, Instagram stories, ok, ma i video sponsorizzati. Comunque, ultimamente ne ho messi due, di cui tra l'altro soltanto uno era sponsorizzato, ma ormai penso l'abbiate capito che sto facendo un lavoro un po' più a lungo termine con Maybelline. E seconda cosa, che io vi ho sempre ripetuto e sempre vi ripeterò, io non tratto con aziende o prodotti o collaborazioni che mi danno un copione. C'è chi lo fa e sono cavoli loro. Per quanto mi riguarda, io accetto collaborazioni di prodotti che mi piacciono, che uso, che reputo validi. Non trovo nulla di male, penso lo farebbero tutti. Sponsorizzare qualcosa che ti piace, cioè alla fine io l'avrei detto comunque, così c'è un incentivo in più perché non farlo. Questa cosa non capisco, cioè non capisco questa ipocrisia che hanno alcune persone. Cioè alla fine non penso siate stupidi, ok? Capite quando una cosa è sponsorizzata? Io tra l'altro la scrivo sempre in info box e appunto non vedo il problema nel sponsorizzare qualcosa che in più ti piace perché. Il correttore, quello dell'ultimo video di Maybelline che vi ho fatto il trucco low cost, il correttore quello anti-età, da quant'è che me lo vedete usare? Penso siano anni e anni e anni, quindi non penso di aver fatto nulla di sbagliato. Secondo, tutti noi blogger, influencer, youtuber lavoriamo con le aziende, ok? Anche questa non penso sia una novità, a meno che non vi siate iscritti ieri a qualche social, insomma. Però tutto questo per dirvi che, uno, non vi obbligo a comprare nulla. Secondo, a me piace e continuerò a farlo di parlarvi di prodotti che appunto mi piacciono. Spero di farmi capire in questo discorso. Quindi, per favore, evitate di fare i moralisti, evitate di dirmi cose che già si sanno e evitate, perché nessuno vi obbliga, a guardare i miei video se una cosa vi piace o non vi piace. C'è apposta il tastino, la X per chiudere una pagina se non ti va, per skippare un video se non ti va. Infatti, ogni volta che leggo qualche commento negativo sotto i video, mi chiedo: vabbè, A, quanto siano frustrate le persone, ok. B, quanto non abbiano niente da fare, e ok. C, perché cacchio non ha chiuso il video se non gli piaceva? Sapete, perché ve l'ho sempre detto, accetto i commenti, anche negativi, che però abbiano un punto A, un punto B, abbiano uno sviluppo e mi facciano capire qualcosa, mi facciano capire dove sto magari sbagliando, qualcosa che cambiereste, che avreste detto in modo diverso, pensato in modo diverso. Insomma,
Fino a là ci stiamo, però quando, perché succede, si inizia poi ad andare sul personale, sulle scelte personali, a criticare, usare parole brutte, bestemmie, perché a volte mi è capitato di trovare un sacco di bestemmie sotto i miei video, che non c'è cosa che mi dà più fastidio nel mondo, allora io quei commenti li cancello, ok? Proprio li cancello perché io non voglio, perché, ripeto, il canale è mio, quindi io decido cosa voglio e cosa non voglio. Prima di tutto che la gente che viene poi a vedere il video non si ritrovi questo tipo di commenti, perché non mi sembra carino, non mi sembra educato, non mi sembra professionale e tutto quanto. E poi appunto a me in prima persona mi dà fastidio perché non rispecchia il mio modo di essere, quindi non rispecchia il mio canale. Detto questo, io spero di avervi fatto capire qualcosa in questo preambolo che ho fatto. Non volevo fare la polemica, ma semplicemente rispondere una volta per bene, perché appunto non dico mi succede tutti i giorni, ma quasi. Spero siate persone intelligenti e che abbiate capito questo discorso. Gelatino time, sto mangiando il Maxi Bon, anche se questa non è la mia versione preferita, perché la mia versione preferita è quella al cookies. Cioè, non so se l'avete mai mangiato, appunto, quella al cookies. Ma mentre lo mangiate, ma vi sentite tipo il colesterolo che entra nelle vostre vene? È una cosa assurda, cioè vi sentite proprio obese inside. Allora, adesso andiamo a fare i peperoni. Come vedete, io li ho già spellati, cioè ci ho tolto la pelle, semplicemente li ho messi al forno finché non vedete che si cominciano a sbruciacchiare. Li girate per bene, poi li mettete in una bustina di plastica, chiudete ancora quando sono caldi, li lasciate stiepidire e poi cominciate a togliere la pelle. Quindi adesso ho messo una padella, ci metto un goccio d'olio che io non ho aperto prima, intelligente. Quindi farò con una mano, ne metto un pochino sul fondo, dopodiché ci verso i peperoni. Poi come faccio per farli in agrodolce? Io utilizzo tre ingredienti, anzi quattro li mischio. L'aceto balsamico, lo vado a diluire con l'acqua perché altrimenti è troppo forte. Poi ci metto lo zucchero, un cucchiaino, e il sale, mezzo cucchiaino. Quindi adesso andiamo a fare queste cose. Una volta che si è un po' scaldato l'olio, lo distribuisco, fuoco medio. Ci butto tutti i peperoni. Io ho mischiato sia quelli gialli sia quelli rossi, però in generale preferisco quelli rossi. Li faccio andare per un pochino e poi verso, diciamo, metà cottura, anche perché già comunque sono cotti al forno. Ci vado ad aggiungere tutta il composto che andiamo a fare adesso. Una cosa che non ho messo, che vado subito a fare, è uno spicchio d'aglio. Se non vi piace non mettete, ma sui peperoni l'aglio è la morte. Quindi nella ciotola dove prima c'erano i peperoni ho mischiato tutto quanto, faccio sciogliere un pochino sale e zucchero, poi comincio a buttarlo piano piano, non tutto insieme, vedete, piano piano, ne versiamo un goccetto, lo facciamo assorbire e poi andiamo con il prossimo fino a finirlo. Poi assaggiate e se volete, insomma, aggiustate. Quando arrivano ad essere così, vedete, leggermente cremosini, che si caramellano un po' con lo zucchero, spegnete, anche perché sennò si cominciano tutti a sfilacciare. Io non li mangio super bollentissimi, li faccio insomma un po' scaldati, ma neanche freddi. Ma sono buonissimi, se li provate o se li avete mai provati, fatemi sapere anche di questo. Questo è il vlog del Fatemi Sapere. Ok, mi sono appena messa il lucido sulle unghie, sperando di rafforzarle un pochino. Qui c'è il cagnolino che mi sta dando i bacini. E ho appena scoperto, tramite una di voi che me l'ha scritto in DM, che i due protagonisti di The Kissing Booth, quel film che vi dicevo prima. Ehi, sto spiegando una cosa, Wendy. Stanno insieme davvero. Cioè, sono troppo carini, raga. Vi faccio vedere questa foto. Cioè, ditemi se non è l'amore. Io lo voglio comunque. E fortunata lei. Niente. Vediamo se c'è un'altra foto. Adesso sto cercando di capire se loro erano insieme da prima o si sono fidanzati durante il film. No, a quanto pare durante il film. Insomma, lui è troppo alto e carino. E lei è bassina e carina. È partita la ship. Adesso vado a cena, anche perché sono le 8:20, si legge. Io ho appena caricato una fotina su Instagram, quindi sto leggendo tutti i vostri commentini. Allora, mi sono fatta la coda, così almeno posso farmi tranquillamente una maschera. Volevo provare a fare questa qui di Mesauda, della nuova linea Purity, se me la metti a fuoco, grazie. Mi hanno inviato tutta la nuova linea della skincare. Ho provato, anzi, sto provando, sia mattina sia sera, la crema sempre della linea Purity, perché io comunque ho una pelle mista, tendenzialmente.
qua è tipo grassissima, quindi la sto testando e devo dire che non mi ci trovo affatto male. È molto leggera, ma è subito opacizzante, quindi è fantastica. Dovrei provarla sotto il trucco, però io praticamente ormai mi trucco o per occasioni speciali o per girare i video, per il resto sempre struccata. Quindi appunto andiamo a provare questa maschera. Quindi il riflesso dello specchio, tra l'altro vedete la bomboniera del battesimo che c'è stata settimana scorsa della bimba di Giordana, che sapete è una delle mie best friends. Avete visto, se mi seguite su Instagram, altrimenti siete cattivelli, le foto, insomma, alcune anzi delle foto del battesimo. Allora, come vedete, la maschera devo ancora aprirla. Tolgo questo. Ho cenato con i peperoni che mi ero preparata e poi mi sono mangiata delle gallette con il gorgonzola dolce. Io vado pazza per il gorgonzola, che poi se avete visto il mio video della SOS Skincare saprete i prodotti che utilizzo e quelli li ho fatti ieri per cercare di recuperare un po' sta pelle. Invece oggi mi concedo una maschera. Io è molto raro che faccia lo scrub e la maschera lo stesso giorno. A distanza di un giorno sì, però lo stesso stesso non so, non mi viene da farlo perché già la mia pelle con lo scrub comunque un po' si stressa. Se ci andassi anche con tutte le maschere. Quindi una volta che ho finito di applicarla, pulisco il dito incriminato e poi aspetto. Sulla confezione c'è scritto infatti che contiene amido di riso, argilla verde, estratto di moringa, caolino bianco. Va applicata uno strato spesso dai 5-10 minuti. Età ideale di utilizzo 20-30 anni, ragazzi, c'è pure scritto. Però c'è scritto uno strato abbondante, quindi mi sa che ci vado un po' più pesante, almeno nelle zone incriminate. Facciamo così. Ho messo anche la crema, quella che vi dicevo sempre della linea Purity, e devo dire che non è affatto male. A parte che è molto morbida, ma vedete com'è tipo tonica? È una figata, raga. Finora mi piace, più avanti poi, come vi dico sempre, vi dirò come mi trovo. E poi penso che adesso vi saluterò, così mi metto a letto e guardo Amici. Spero questo vlog vi abbia tenuto compagnia, vi abbia detto un po' di news, un po' di cose importanti. Mi raccomando, voglio leggere tutto quello che vi ho chiesto durante queste 20... No, vabbè, 24 ore no, 12 ore. Tutto nei commenti. Vi mando un grosso bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!